14.55, bentrovati al TG Flash. Subito ai fatti più importanti di oggi. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi i familiari delle vittime della strage di Cutro. Dal governo vicinanza la conferma che proseguirà la ricerca delle salme e l'impegno diplomatico per dare seguito alle richieste di accoglienza e ricongiungimento. La Premier ha chiesto anche se fossero a conoscenza dei rischi delle traversate, secondo quanto ha riportato una nota di Palazzo Chigi. La visita di Sergio Mattarella in Kenya, il capo dello Stato all'Università di Nairobi. Non ci si può cullare nell'illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali. Non avremo un secondo tempo. Una coppia di coniugi, Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri, sono stati arrestati all'alba con l'accusa di avere fatto parte della rete di protezione dell'ex latitante Matteo Messina Denaro, catturato 2 mesi fa, il 16 gennaio, in una clinica di Palermo. Ad incastrarli una foto trovata nel cellulare del boss che lo riprendeva con sigaro e cognac. I prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona registrano un'accelerazione di oltre il 12%. A rilevarlo è l'Istat. Per Confesercenti necessario ridurre la pressione fiscale. La Cassazione ha annullato con rinvio le condanne di Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjort, i due ragazzi accusati dell'omicidio del carabiniere Mario Cercello Rega, ucciso nel 2019 nel quartiere Prati a Roma. Si terrà dunque un processo d'appello bis. Il 16 marzo del 1978 a Roma, in via Fani, un comando delle Brigate Rosse ha sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e ucciso i 5 uomini della sua scorta. Commemorazione oggi sul luogo del sequestro. Tifo violento, 8 arresti a Napoli dopo la guerriglia con gli ultra dell'Eintracht. Il questore, tra i fermati 3 tifosi tedeschi e 5 partenopei. Negli scontri 6 feriti tra le forze dell'ordine. 3 italiane ai quarti di finale di Champions League, un'impresa che non capitava dal 2006 per il calcio azzurro, con Napoli, Inter e Milan arrivate tra le prime 8 della competizione senza subire nemmeno un gol tra andata e ritorno degli ottavi, in attesa del sorteggio previsto per la giornata di venerdì. Per ora è tutto, appuntamento con l'informazione alle 18.30, vi lascio alla preghiera della Coroncina e poi siamo noi. Grazie del vostro tempo, buon pomeriggio.